Salve ragazzi, eccoci al nuovo video della B Productions. Prima di iniziare volevo dirvi solo una novità sulle recensioni, ovvero che d'ora in poi non saranno più schematiche come le precedenti, ovvero trama, personaggi, aspetti positivi, aspetti negativi, eccetera, eccetera, commento personale. Cercherò di essere più sciolto e quindi cercherò di fare meno tagli, nonostante ogni tanto passi da qualche ambulanza, qualche motocicletta. Ma ci proverò, per il resto rimarranno comunque uguali, parlerò comunque sia della trama, del film in generale, dei personaggi e il consiglio cinematografico alla fine. Detto questo, buona visione! Il film che recensirò oggi, come avete capito dal titolo qua sotto, è Night of Cups, di Terrence Malick. Malick è un regista particolare che è al suo ottavo film, nonostante abbia iniziato già nel 1973 con La rabbia giovane, mi pare. Night of Cups è il suo settimo film, dato che in Italia non è ancora uscito il suo documentario, quindi l'ottavo film, Voyage of Time, un progetto iniziato addirittura 10 anni fa, e questo ci fa capire che comunque quanto ci mette a realizzare un film, anche perché ci lavora veramente tanto, ed è per questo che comunque dal 73 ad oggi è riuscito a realizzare 8 film, anche se il nono mi sembra che l'abbia già finito di girare, sia già in fase di post-produzione. Ma ora torniamo al film in questione, quello di oggi, Night of Cups, che credo e presumo conoscerete in pochi, e quindi voglio farvi scoprire attraverso la mia recensione, dato che è anche proiettato in poche sale in Italia. Night of Cups racconta di Rick, uno sceneggiatore schiavo del sistema hollywoodiano, un uomo che vive in un mondo di illusioni che però è sempre alla ricerca della vita reale. Inoltre è anche romantico, esploratore, avventuriero, un artista, e queste sono le caratteristiche del Cavaliere delle Coppe, la carta dei tarocchi che dà anche il titolo a questo film. Il cast di Night of Cups è ricco di grandi nomi, dal protagonista Christian Bale alle varie donne, ovvero Kate Blanchett, eccezionale nel film, Natalie Portman, anche lei bravissima, Imogen Poots, mi pare si dica così, se non è così scrivetemelo qua sotto se l'ho pronunciato male, eccetera eccetera. E poi ci sono anche piccole parti per Antonio Banderas, Wes Bentley e il narratore nella versione originale del film è Ben Kingsley, giusto per farvi capire comunque i nomi del grandissimo cast. Nessuno di loro però ha ricevuto il copione da Malick, infatti il regista ha puntato molto sull'improvvisazione degli attori, lasciando loro piccole indicazioni sulla scena da girare e il personaggio da interpretare, naturalmente non contando i monologhi che invece avevano copione. Inoltre, per creare ancora di più l'improvvisazione, spesso durante le scene Malick buttava degli attori in scena all'insaputa degli attori che erano già in scena, scusate la ripetizione. E questo rende ancora più improvvisazione, come vi ho detto, ed è veramente fantastico, secondo me. Anche questo film, come Voyage of Time, oppure i precedenti progetti, è stato un lavoro veramente lungo, esteso quindi su lunghi periodi. Infatti, le riprese sono terminate nel 2012 di Night of Cups, e il lavoro di post-produzione ha occupato ben più di 2 anni di lavorazione. Questo lo si può notare anche guardando il film, perché essendo un film con una trama veramente frammentaria, cioè si passa dal passato al presente, di nuovo al passato, di nuovo al presente, in modo veramente veloce e continuo, si può capire come sia stato comunque complicato il lavoro di montaggio. Quindi, come avete potuto capire, Night of Cups, come anche tutti gli altri film di Malick, sono dei film particolari, film appunto a cui Malick ci ha abituato, dalla sottile linea rossa, il suo capolavoro The Tree of Life, il suo miglior film secondo me, film che dividono veramente tanto e spesso il pubblico, ovvero Malick è un regista che o ti piace veramente tanto e quindi apprezzi tutti i suoi film, oppure non ti piace per niente. Questo forse probabilmente perché è un regista che lavora in modo libero, lui fa quello che ritiene di fare, veramente, si sente veramente libero all'ennesima potenza. E per questo motivo Night of Cups è stato anche duramente criticato, è stato definito un film presuntuoso, noioso, eccetera eccetera, con votazioni basse anche nei migliori siti di recensioni. Mentre da altri, ovvero quelli come me, che apprezzano il lavoro di Malick, che adorano anzi il lavoro di Malick, lo definiscono un lavoro, secondo me, un lavoro geniale e stupendo. Io sono d'accordo con questa seconda parte, come avete potuto capire. L'unica critica, tra virgolette, naturalmente,
giusto secondo me è che è lento, ma però io non la vedo come una critica. Spesso, e qua apro una parentesi, molti definiscono un film noioso lento. E secondo me questa cosa del lento uguale noioso non è per niente esatta. Prendete ad esempio, non so, il primo film che mi viene in mente lento è The Hateful Eight. Dura 3 ore, però è veramente coinvolgente, cioè non è per niente noioso, non so come possa essere definito noioso. Boh, chiusa la parentesi, solo questa mia piccola riflessione su questo argomento. Ma torniamo al film, Knight of Cups. Un film veramente particolare anche perché si discosta molto dal cinema classico. Un esempio lo potete trovare nei dialoghi, perché spesso le scene con i dialoghi sono tra personaggi che sono fuori campo e non rispecchiano proprio i canoni del cinema classico questo. E spesso questi dialoghi si sovrappongono a dei silenzi, a della musica o a dei monologhi degli attori. Il tutto è reso in modo veramente fluido dalla magnifica regia e dalla perfetta fotografia di Malik e Lubezki, una coppia veramente formidabile che quando sono insieme realizzano veramente dei grandissimi film. E non c'è ombra di dubbio su questo, credo, per tutti voi anche. E la fotografia secondo me è veramente il punto forte del film, la potrei definire vera brillantezza visiva in questo film. Secondo me Knight of Cups è veramente un gran bel film, io trovo che Malik abbia realizzato un bel lavoro secondo me con questo film, nonostante a molti non piaccia. Io rimango dell'idea che nella sua interezza sia veramente un film interessante, ricco di spunti e sfruttati secondo me bene questa volta. Inoltre gli attori sono veramente pazzeschi, cioè l'improvvisazione ci fa capire anche quanto sono bravi e quanto sono stati scelti bene anche. È fantastico appunto, oltre alla fotografia come ho detto in precedenza, il lavoro di regia. Tutti i movimenti di macchina molto fluidi sono eccezionali. Come vuole coinvolgerci Malik è fantastico. Spesso usa riprendere il punto di vista dell'attore protagonista quasi come se voglia creare il nostro punto di vista, farci immedesimare nel film, e secondo me ci è riuscito, almeno con me, e quindi è un film che veramente ti coinvolge tanto, secondo me. In poche parole, Knight of Cups potrei definirlo un film che crea un grande contrasto tra architetture fredde e la bellezza del mondo della natura. Detto questo, passiamo al consiglio cinematografico della settimana. Il lavoro che vi consiglio oggi è Zodiac, un film del 2007 di David Fincher. Regista che conoscerete di sicuro per film come Fight Club, The Social Network, Panic Room, eccetera eccetera. Non sto qui ad indicarveli tutti. Zodiac è un grandissimo film, secondo me forse il suo miglior film. Non un capolavoro, ma ci siamo, perché è veramente reso benissimo a livello di regia, di fotografia, eccetera, di recitazione. È un film basato sulla la storia vera del serial killer dello Zodiaco, che quindi dà appunto il nome al film e che quindi racconta la spietata caccia a quest'uomo. Nel cast sono presenti Robert Downey Jr., che interpreta Paul Avery, mi sembra, il giornalista. Poi ci sono Jake Gyllenhaal, grandissimo attore che io adoro se non l'avete ancora capito, che interpreta il fumettista del giornale per cui lavora. E infine c'è il poliziotto Dave Toschi, mi pare si chiami, che è interpretato da un grandissimo Mark Ruffalo, giusto per citarne alcuni, perché poi è un cast veramente ricco di grandi nomi come Knight of Cups. Fincher secondo me realizza un grandissimo lavoro, perché a livello di regia, come vi ho detto in precedenza, è veramente stupendo. Si crea un livello di tensione tale che dura tutta la durata del film, nonostante sia un film di lunga durata, perché a parte che io ho visto questo Blu-ray qua, che è il Director's Cut, quindi è la versione con il taglio del regista, quindi dura abbastanza, non so bene quanto duri, dura 162 minuti circa, quindi è di veramente lunga durata, e creare una tensione che duri tutto il film non è facile, e questo è veramente da apprezzare nel caso di Fincher, secondo me. Naturalmente questo è solo un semplice consiglio, e quindi non mi addentro nel spiegarvi più dettagliatamente il film, anche perché se volete poi una video recensione fatemelo sapere qua sotto con un commento e magari ci realizzo una video recensione più completa e più approfondita su questo grandissimo film che vi consiglio assolutamente di recuperare se non l'avete ancora visto, e di recuperare anche Fincher, perché comunque ci sono dei film meno valore, The Game o Millennium mi sembra, un remake. Però ci sono anche dei film veramente come Zodiac che sono veramente eccezionali secondo me. Detto questo posso concludere come sempre ricordandovi che se il video vi è piaciuto potete lasciare un like e condividerlo sui vostri vari social.
Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Inoltre non mi trovate solo su YouTube, ma anche su Facebook, Twitter e Instagram, di cui trovate il link come sempre in descrizione qua sotto. Detto questo, grazie di aver visto il video e ciao!